Io vi rubo solo 10 secondi, ringrazio Alfredo e ringrazio per Luigi per questo invito. Voglio dire solo una cosa, se è vero come è vero che gli studi epidemiologici ci parlano di Taranto, Brindisi come città a rischio per malattie respiratorie, ben vengano questi convegni. Il dottor Gennaro Viesti, consulente della pneumologia della clinica Villaverde. Taranto vive una realtà drammatica per quanto riguarda l'ambiente con i terribili riflessi in ambito appunto di patologie dell'apparato respiratorio. Dottore, parliamo della pneumologia a Taranto. Lo stato delle cose, i passi in avanti, ciò che è auspicabile ancora realizzare proprio alla luce di questo contesto poco felice. Bene, io ritengo che dei passi in avanti, parlo esclusivamente dal punto di vista sanitario, dei passi in avanti a Taranto si siano fatti. C'è stata l'inaugurazione pochi giorni fa di una valida pneumologia nel pubblico e presso la clinica, presso l'ospedale Nord, con una equipe estremamente valida. Io spero che la pneumologia nata in questa maniera possa far capire alla gente, alle persone, come i problemi ambientali, i nostri problemi ambientali non siano solo ed esclusivamente oncologici. I nostri problemi ambientali sono enormi. La ricaduta sulle patologie dell'apparato respiratorio sono enormi, ma non sono solo oncologiche, ci sono patologie estremamente serie, estremamente invalidanti, che hanno un legame diretto con l'inquinamento ambientale. Ecco, la pneumologia a Taranto sta facendo un passo in avanti in questo senso e spero che appunto l'apertura di questo reparto, oltre alla persistenza della pneumologia in clinica Villaverde e presso la clinica San Camillo e la clinica di Ginosa, l'apertura di questo nuovo reparto così importante possa far comprendere alla gente quanto importanti siano le patologie respiratorie direttamente correlate con l'inquinamento ambientale.